In poche parole, sti Rolex, questi Rolex moderni, sono degli orologi rari o sono degli orologi che sembrano essere rari? Chuck! Chuck, pronti? Si parte, andiamo. Giulio, ennesima puntata qui da Chiossone Luxury Watches. Perché hai sistemato le cose qua? Non volevo esagerare. No, volevo con gli far amici vedere a casa. Perché le cose belle. Le cose belle sono queste qua. Che questa è la controscatola. Scatola. Rolling okay. Stones. Scatola Rolling Stones. Vabbè, però di cosa parliamo oggi? Ecco, perché Rolling Stones? Perché parliamo di Rare Watches o anche tra queste alcune edizioni limitate? Perché beh, ci sono certo, anche per delle. Rare. Ma non soltanto, perché ci sono alcuni orologi che, quantomeno sul mercato, pare e a volte lo sono davvero effettivamente rari, nonostante non siano limitati. Allora, nasce un problema. Cosa intendiamo per orologi rari? Allora, prima di farti continuare, vai. Come dicevamo, le cose belle possono essere per esempio queste. Sì. Stiamo parlando di uno Zenith. Sì. Che appunto è un'edizione limitata. Limitatissima, se non ricordo 1000 male. Pezzi mondo, che nel mondo Zenith è veramente poco. 1000 pezzi mondo, e questa è una vera e propria edizione limitata. Si tratta anche di un orologio speciale fatto apposta per questa edizione, con dei cambiamenti tecnici rilevanti, quindi sì. Cronografo open work, Zenith è il primero. Cassa titanio con un trattamento speciale per renderlo nero. E qui nasce la cosa bella, perché il modello realmente era già esistente, sì. L'hanno un attimino personalizzato, ma il cambio di cassa invece quello è una piccola rivoluzione nel mondo Zenith. La lingua sul rotore del eh sì, quella è la personalizzazione, diciamo, fatta apposta per questa edizione sì, rendere evincibile a tutti. Ma perché Rolling Stones? Perché l'hanno fatta dedicata al famoso gruppo. È una dedica, insomma. Una collaborazione, sì, insomma, con sì, il gruppo. Sì, 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 okay. Sì. È la seconda edizione, che sono due edizioni completamente separate e diverse, che hanno fatto a distanza di un paio di anni una dall'altra, dove nella prima edizione, io ricordo perfettamente, il simbolo della linguaccia tipica del Rolling Stone era presente sul quadrante, mentre invece in questa, appunto cambiando un attimino la grafica dell'orologio... Beh, è un'altra... Sì. Comunque, argomento principale del video non è semplicemente questo Zenith bellissimo che facciamo vedere, insomma, è una scusa per parlare appunto di Rare Watches ed edizioni limitate. E anche per sfatare un po' di miti del mercato, soprattutto se vogliamo essere cattivi, per andare contro alcune false aspettative che danno alcuni colleghi al pubblico. La tua trasparenza, il tuo modo di affrontare determinati argomenti molto spesso nei commenti viene notata, no? Meno male. No, poi la verità, perché nel momento in cui ci troviamo a parlare di falsi miti con gli orologi sul tavolo e parliamo per esempio di Rolex, Pepsi o Starbucks, esatto, significa non avere peli sulla lingua. Quindi sì, da lì vorrei cominciare, no? C'è il falso mito di questi orologi extra rari che poi fanno a migliaia, decine di migliaia di pezzi. Certo, non è facile trovare, però... Però... Nel senso che... Appunto, quando parliamo di orologi rari, partiamo da un presupposto. Il termine raro è un fantastico aggettivo dato da molti commercianti per creare attesa, per creare certo, il cosiddetto hype su determinati orologi e per facilitare il loro lavoro di venderli. Ok? Ora, però, non sempre si dice la verità e quindi si chiama raro a volte qualche modello che poi così raro non è. Per quanto riguarda Rolex, io faccio fatica a dire raro se non nelle versioni, quelle con pietre preziose o... Uno realmente raro, lo hai anche in negozio, potrebbe essere il Daytona MOP, il Gold Crystal, il cosiddetto Gold Crystal, il madreperla, sì, acciaio oro, quello effettivamente sì, è un orologio... non è semplice da trovare, ok. Per quanto però, visto che tanto Rolex è il brand più trattato, più commercializzato del mondo, girando, e ci sono tanti commercianti, qualcuno ce l'ha sempre. Qualcuno ce l'ha sempre, ecco, giusto. Ora, detto ciò... No, ma io vorrei sapere da te, la definizione per te di orologio raro
qual è veramente, da un punto di vista del prezzo. Io do come raro l'orologio che quando lo vendo, o comunque quando lo devo cercare, non riesco a trovarlo. O quantomeno non sono sicuro. Cioè, se tu oggi vieni da me e mi dici, senti, vorrei quell'orologio, per me è raro quando ti dico, non posso garantirti di trovarlo. Allora, lì è raro. Uno okay, di questi, oggettivamente. A parte magari questi, perché poi mi hai portato anche un bel esempio di cui voglio parlare. Sì. Perché orologio raro non sempre significa costosissimo. No. Raro proprio per scarsa reperibilità sul mercato. Almeno certo. Per me, per uno l'accezione questi, che do io. Uno di questi, proprio sicura, da commerciante che non sicuramente trovi... alcune referenze a Panerai. Ah. Visto che Panerai ci sono molti collezionisti. Certo. Devo essere sincero. E sono molto, molto attenti. Wow, molto... tanto ne sanno più di me. E a volte vengono da me, si affacciano in negozio e mi chiedono delle referenze particolari. Che non si trova. Non è che non esistano sul mercato, ma devi lavorare tanto. Sì. E quindi, diciamo, in tempi brevi, facilmente corri il rischio di non poter soddisfare. Senti, questo mito invece dei Rolex moderni rari... Per fare un esempio pratico, un Pepsi, se non lo avessi in vendita, che hai in sì. realtà, quanto ci metti a trovare? Allora, realmente a oggi ancora non troppo. Il problema è il prezzo, perché con... No, al di là del prezzo, cioè se tu ne vuoi uno... Ah, ok. Beh, però sai, aspetta, il prezzo è molto dirimente sul mercato attuale. Cioè, se tu sei disposto a pagare anche più di un valore medio di mercato un orologio, difficilmente esiste però un orologio introvabile. Però il concetto è proprio questo, cioè al di là insomma di budget illimitato, però al giusto prezzo di mercato, quanto è facile trovare il Pepsi e quanto uno di questi Panerai, per esempio, oppure qualche altra referenza? Quello è discrimine. Un pochettino più facile il Pepsi. Però c'è sempre il fattore rivendibilità che secondo me la fa da padrona. Certo, tu parli da commerciante, cioè trovarlo al prezzo che ti consente di fare un margine. Ti faccio un esempio, ieri mi hanno proposto due Audemars Piguet, un 15-500 e un 15-500, il solo tempo, sì, tempo, grande. Sì. Ok, 41 mm. E se non ricordo male, quello è un 14-551-511, una cosa del genere, che è il 37 mm da donna con sì. diamanti. Sì, 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 sì. Ora, io ho detto apertamente, sono interessato a quello da uomo, prima ancora di sentire il prezzo, non sono interessato a quello da donna, perché sul mio mercato di sbocco, al contrario, tu mi chiedi un 15-500, sono sicuro di poterlo trovare. Dobbiamo stabilire il prezzo, dobbiamo vedere come lo trovo, ma sono sicuro di poterlo trovare. Mi chiedi quello lì da donna, il 37 mm con diamanti? Aspetta, non è detto che lo possa trovare. Me l'hanno offerto ieri, ma se non me l'avessero offerto non è detto che lo possa trovare. Non Senti, semplice. E che differenza c'è proprio tra scarsa reperibilità perché non ha mercato rispetto a scarsa reperibilità perché è effettivamente un rear watch? Perché, perché ci deve essere una differenza? Perché per esempio alcuni orologi sono estremamente rari, ma semplicemente perché non li ha mai voluti nessuno e quindi non avendo mercato non li trovi sul mercato. No, non sono d'accordo. No? Tornando all'esempio dello Zenith Rolling Stones, non è un orologio raro... perché non si commercia. Allora, dopo questa lunghissima interruzione... Sì, abbiamo, ottimo, abbiamo perfetto. Perso completamente il filo, no? È tanto Davide diretta. Poi attacca... È registrato, non è una diretta. Vabbè. Ok. Andiamo avanti. Parlavamo del fatto che lo Zenith, per quanto non sia un orologio che abbia estremamente mercato, è comunque raro... Non ha un problema di rivendibilità. Ma evidentemente quando nasceva 1000 pezzi mondo... È raro fisiologicamente, esatto. Insomma. Ok, nasce raro. Poi tu puoi venderlo quanto vuoi, ma sai, su 1000 pezzi non si possono innescare quei fenomeni di tendenza o sì, quant'altro. Sono solo quelli. Esatto, perché su Rolex cosa succede? Che quando aumenta la quotazione, quindi il mercato è più forte, faccio un esempio adesso sul Pepsi per questo famoso discorso della ghiera bicolore, che hanno sospeso la produzione. Sembrerebbe non riescano a perfetto. Fare. Ok, cosa succede? Abbiamo richieste di centinaia di migliaia di pezzi a livello mondiale e disponibilità magari di qualche decina di migliaia. In tutto questo c'è un aumento del mercato, ma l'aumento del mercato non è
istantaneo. Certo. Io lo vendo a 19,5. Il giorno dopo tu hai visto che l'ho venduto bene a 19,5, allora ne chiedi 19,6. Il giorno dopo io lo compro di nuovo e lo vendo a 19,8. Certo. Si innesca questo meccanismo e di giorno in giorno la quotazione sale. Fino a quando c'è richiesta. Fino a quando c'è disponibilità. Ok. Su un orologio dove ci sono 1000 pezzi e dove quando io ne vendo uno non so dove andare a trovare un altro, questo sistema non può innescarsi. Allora cosa succede? Che ognuno fa il prezzo in base alla sensazione che ha del mercato, ma soprattutto in base alle sue prospettive di vendita. Ed è proprio su questi pezzi che tu trovi a volte delle quotazioni estremamente variabili, dovute al fatto che evidentemente un commerciante a Eindhoven avrà una commerciabilità di questo pezzo diverso da un commerciante a Bari, che è diverso da un commerciante a New York e compagnia bella. Senti, ma svelami una cosa. Tra commercianti italiani o stranieri, sì, c'è confronto per capire come sta andando il mercato, per fare il prezzo di determinate referenze, rare o non rare? Allora, diciamo, su mercati diversi, quindi nazioni diverse, assolutamente no. Non esiste. Anche se poi vedo che comunque tutto il mercato mondiale si adegua. Sì, alla fine si adegua. Sì, però ci sono delle logiche nazionali diverse, di paese in paese. In maniera nazionale avete... È tutto fantastico, ragazzi. Tutto bellissimo. È tutto oggi è... No, vabbè, ma è ogni volta, non è che oggi. Certo. Quant'è? Quinto Chuck, sesto Chuck. È come nei film, quelli seri. Quelli seri. No? Take six. Allora. No, svelami questa cosa. Allora. Se c'è a livello nazionale un network con cui confrontarsi, network, amici... Ce ne sono tantissimi. Le cosiddette chat di commercianti, no? Quindi WhatsApp, Telegram, compagnia bella, insomma, ce ne sono tantissime. Ci sono chat internazionali, ci sono chat nazionali, insomma, un po' in tutte le maniere. Però, diciamo, i confronti per capire le quotazioni si fanno solo tra colleghi della stessa nazione. Non quindi ha senso. Esiste questo confronto per capire anche come va il mercato? Sì, non è così tanto utilizzato come si possa immaginare, però esiste. Poi, vedete, sai, magari anche uno si fa studiate a vicenda un po'. Sì, l'indagine se la fa da solo praticamente, certo, nella realtà dei fatti. Anche se poi immagino che il mercato sia anche molto legato alla realtà, no? In cui ci si trova, Bari è diverso da Milano e così via. Oddio, su quello no, posso esserti sincero, all'interno della stessa nazione grandi differenze, anzi quasi nulla. Più che altro hai differenze di reperibilità, nel senso che determinati orologi, ti faccio un esempio banale, Bulgari Aluminium o i Carbon Gold, sono orologi che in campagna si vendono benissimo e io per esempio qui in Puglia faccio fatica tantissimo a vendere. Sì, ho visto che un tuo collega per esempio li ha molto spesso in, certo, campagna, evidentemente, certo, si vendono perché tanto. Perché in quella fanno zona... di moda. Esatto, esatto, è una moda, certo, localizzata a livello geografico. Certo. Ecco, queste differenze sì esistono, ma a livello di quotazione no. Certo. Poi è ovvio che lì andando di moda il commerciante lo paga anche 100 euro in più l'orologio perché tanto sa di fare una vendita facile e io quelle 100 euro in più non lo pago perché per me la vendita non sarebbe così facile. Anche quello fa parte della normalità delle cose. È però commercio. Sì, non ci sono differenze, non c'è un 10% di differenza, assolutamente no. Quindi okay, tutto molto sereno. Ma insomma, al di là dei, diciamo, dei prezzi, rispetto appunto a questi cosiddetti rare watches, ma adesso ci arriviamo perché sì, volevo proprio parlare, sì, di questo con riferimento al reverso. Sì. Ma in poche parole, questi Rolex moderni, sono degli orologi rari o sono degli orologi che sembrano essere rari? In linea di massima no, non sono rari, sembrano essere rari. In linea di massima funziona così. Forse che ci costano sono... molto rispetto al listino e quindi è difficile acquistarli. Mettiamola bene. Così, visto che costano più del listino, in alcuni casi molto più del listino, spesso e volentieri chi li vende deve un po' romanzare la situazione certo, e farlo cadere, come si dice, dall'albero, quindi no, è molto raro, non si trova, però sono...
tra virgolette, tattiche commerciali. L'orologio è disponibile, sul mercato è disponibile. Sta di fatto che costa il doppio del listino. Sì, esatto. Bisogna essere pronti a pagarlo quello che è il prezzo di mercato. Cioè, quello è il discrimine. Certo. C'è se si è disposto a pagarlo. Esatto. Esatto. Che tra l'altro è un discorso, ecco, che se lo vuoi listino lì diventa veramente raro. Rarissimo. Allora sì. Allora è il motivo per cui costa il doppio. Esatto. La rarità di prenderlo, esatto, a listino. Esatto. Un po' come per tutto, eh. C'è sempre il segreto di Pulcinella, no, succede con l'abbigliamento, borse, con le borse, con l'abbigliamento, con le, certo, scarpe, sì, insomma, sì, è, sì, la normalità. Assolutamente. Comunque, rare watches, che però non significa appunto doppio del listino o comunque un prezzo caro, no? Mi stavi, no, dicendo, non lo parametriamo al prezzo. Ecco. Stavamo prendendo il caffè e mi hai detto, mi è arrivato un orologio bellissimo, rarissimo, che in realtà costa poco. Sì. O almeno un momento prima che ci lincino. Costa poco nel mondo dell'uso, nel mondo degli orologi da 10, da 20 mila euro. Nel mondo dell'alta orologeria. Dell'alta orologeria, che tra l'altro è alta, è altissima orologeria, un calibro magnifico. Stiamo parlando del reverso Jaeger LeCoultre, che mi hai detto è un orologio molto raro. Commercialmente parlando, commercialmente sì. Sì. Cioè, questo è un orologio che se oggi lo vendo... E domani non sai dove andare. No, domani sicuramente non ne trovo un altro. Senti, mi è venuto proprio in questo momento in mente un aneddoto di una cara amica che lo cercava per il compleanno del marito. Ok. E lei è a Milano, okay, e ne abbiamo trovati perché l'ho aiutata un po' nella ricerca. Ottimo. In realtà no, non ci posso credere. E ne abbiamo trovati alla fine soltanto tre. Proprio di numero, in tutta Milano, sì, forse cercando anche qualcosa. Soltanto tre, di cui in realtà uno in condizioni peraltro accettabili, certo, senza corredo, perché è anche raro da trovare Fuzzetti. Il tuo, esatto, credo sia Fuzzetti. Il mio è Nosso, Nosso, mi dicevi. Sì, oltre ad essere Fuzzetti. Sono quindi orologi anche che... questo significa rare watches. Assolutamente sì. Poi, ecco, la discriminante è a monte. Perché sono diventati o sono rari questi orologi? E lì può essere una questione di prezzo, lì può essere una questione di numero di esemplari fabbricati, può capitare dalle edizioni limitate, che quindi lì è una fabbricazione che ha un inizio e una fine precisa, o invece su maison tipo Patek, tipo Demar. Ma anche Jaeger LeCoultre in realtà. Esatto. C'è una piccola distribuzione, una piccola produzione. Esatto. La produzione non parla di centinaia di migliaia di pezzi nella maison all'anno, ma parla di poche decine di migliaia di pezzi, e ovviamente poi frazionati tra i vari modelli, frazionati tra le varie versioni dei vari modelli, tu capisci bene che arrivi che determinati allestimenti, come piace chiamarli, di orologi sono veramente rari, perché magari in un anno ne fanno poche centinaia di pezzi. Noi qui abbiamo portato il crono quadrante verde in acciaio. Infatti, di Audemars. Volevo chiederti anche di lui, del nostro crono, certo, quadrante verde. È uno dei rare watches che costano tanto? Sì, sì. Anche perché in boutique non te lo danno. Non solo, ma è evidente che possiamo stimare una produzione veramente molto limitata a livello annuale di questo del orologio. Del crono quadrante verde. Sì, certo, perché già di crono acciaio ne fanno pochissime migliaia di pezzi. Poi però lì abbiamo il quadrante bianco, il quadrante il blu, nero, il nero, il quadrante, certo, blu, c'è il quadrante grigio, verde, il quadrante antracite. Cioè già su 5 quadranti tu capisci bene che quanti saranno verdi. Certo. Parli di poche centinaia di pezzi per il mondo, e visto che è un orologio molto richiesto, va da sé che diventa raro per forza di cose. Per, certo, una produzione estremamente esigua e una richiesta estremamente alta, lo rendono veramente molto raro. Con le dovute proporzioni, il reverso viaggia sullo stesso livello, certo non sullo stesso prezzo, ma sullo stesso livello di rarità. Okay. Con le dovute proporzioni, un'edizione limitata viaggia nella stessa maniera. Senti, e perché secondo te, vabbè, anche qui naturalmente tutti conosciamo già la risposta, però la vorrei sapere da te. Con lo stesso livello di rarità tra un Jaeger LeCoultre di manifattura e uno Demar Piguet, certo crono, ma diciamo è comunque un orologio di manifattura, stesso livello di rarità, più di 10 volte il prezzo del reverso. Qual è il discrimine secondo te, al di là dei gusti, che alla fine forse è l'unico motivo? Forse parliamo di 20 volte o qualcosa del genere, 17-18 volte. Il problema è maison imposta il mercato, poi il mercato si sviluppa. Di listino c'è una differenza enorme. Tra i listini medi Audemars e quelli Jaeger,
la differenza è abissale. Si parte insomma dal listino, sì. Giusto? Quindi già il listino... Ma forse per il reverso parliamo di circa 6-7 mila, sì, di listino. Sì, una cosa del genere. Per l'Odema sì, credo sì, che 40. Siano sui 40, almeno sui 40. Quindi già lì la è differenza già posizionamento. È grossa. Poi parli... della logica di distribuzione sul mercato. GG ha i concessionari, non sono tantissimi ma non sono neanche pochi in giro per il mondo. Audemars ormai ha praticamente solo boutique, boutique. E sono pochissime in giro per il mondo, quindi la differenza è insomma, molto grossa. Insomma, fai la stessa difficoltà se un cliente ti dovesse chiedere un reverso NOS, sì, o un Audemars Chrono Verde NOS, sì, sì. Ma poi chiaramente i prezzi hanno diversi, posizionamenti diversi. Assolutamente. Senti, sì. In una collezione, per te ha senso collezionare solo orologi, diciamo, rari, ma nelle varie fasce di prezzo? Danno valore a una collezione questi orologi? Oppure non è il discrimine in una due domande che portano due risposte molto diverse. Ha senso collezionare orologi rari? Sì, anche se io non mi limiterei mai, a meglio, nella mia collezione non mi limito, nel senso che io compro, se ti piace un orologio, colleziono gli orologi, può essere sì, raro, ma sì. Okay. Se mi piace, punto. Ok, è un po' come andare a mangiare, non mangio solo quello che mi fa bene, si vede. mentre invece se gli orologi rari, meno male, se gli orologi rari cioè aumentano il valore di una collezione, quello decisamente sì. Okay. Hanno un grande perché da un punto di vista commerciale, speculativo e compagnia, beh, quello sì. Però limitarsi nell'acquisto... Da appassionati no. In una collezione. Possono esserci, sempre... per esempio a me il reverso piace tantissimo, al di là che sia raro o meno, non mi sono mai posto il problema della sua rarità, però mi piace comunque. Io ti dico, per me è un orologio, a vederlo bellissimo, indossarlo sul mio polso, sul attenzione. Polso. A me, per esempio, sul mio invece piace tantissimo, soprattutto io una sola volta ne ho trovato uno che mi faceva impazzire. Di reverso, quello che sì, avevi per caso, quello blu, il tuo face blu, sì, abbiamo sì, recensito. Molto grande, però nonostante che l'abbia venduto velocemente molto bene, io personalmente nella mia collezione 18.000 euro, roba del genere, quanto sì, abbiamo venduto, che era sotto listino tra le altre cose, ma io non li avrei spesi. Certo. A livello personale, ok, per i miei gusti, per le mie cose, l'orologio mi faceva impazzire, ma 18.000 euro... Sono tante. 18.000 euro su che cosa li avresti spesi invece? Su cosa li spendo? Perché poi vedi... Su cosa li spendo? Beh, sicuramente capita che li spendo su qualche Rolex, capita senza ombra di dubbio. Capita sempre meno che io li vada a spendere su marche dove mi può passare il gusto. Ma stai parlando da appassionato o da commerciante? Da appassionato. Da appassionato, della tua collezione. Io Giulio, non l'azienda, sì, 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 lascia stare. Ok, no, no, è giusto per capire da se parlavamo no, di... No, no, da appassionato. Okay. L'anno scorso mi ero innamorato dell'unico di Hublot, quello in ceramica verde braccialato. Sì. Orologio che lo vedevo mi faceva impazzire, orologio che costa, mi pare, 20... costava, perché era un'edizione limitata, mi pare 27.000 euro di listino, qualcosa del genere. E cosa ti ferma poi? La paura di... Mi ha fermato il rapporto 27.000 euro, magari tra tre mesi mi ci sono stancato. Ecco, questo rapporto qui mi ha bloccato dall'acquisto. Però in quel momento, giuro, lo volevo alla stragrande. Lo so, immagino. Okay. Ci sono tanti orologi che anche a me piacciono tantissimo, esatto. Però dato che i soldi non li trovo come te a terra, quando spendi determinate cifre, credo che il primo, diciamo, il primo discorso che si faccia a se stessi è quello di non perdere, nel caso in cui si volesse cambiare, anche perché non si può, sì, accumulare all'infinito, di non perderci troppi soldi, che è un discorso che magari si lega un po' a quello da commerciante, magari per te rivendere potrebbe essere più semplice, però i soldi non... Allora, parti da un presupposto. Non si trovano a terra. Compri l'orologio nuovo, lo vendi usato, hai perso. C'è già perso, vabbè, quello hai perso, è sicuro. Okay. Succede a tutti però, no? da collezionisti, benissimo. Quindi uno lo mette in conto. Però sai, io sono tanti anni che faccio collezione, veramente tanti anni. Ieri ero felicissimo perché ho comprato un orologio che, non so, per me è il mio numero uno. È presente Paperon de Paperoni con il suo dollaro, il suo nichelino, il numero uno. Ecco, quello è il mio numero uno, un Royal Eagle di Vacheron Constantin, braccialato. Orologio oggi raro,
perché fuori produzione da tanti anni e sul mercato raro. Quello è stato il primo orologio, l'orologio con cui ho capito di essermi innamorato dell'orologeria, dell'altra orologeria, di questo mondo. Avevo 7-8 anni, bloccato su una vetrina di un concessionario dell'epoca. Però, ecco, quello lo comprerei sicuramente. Non l'ho ancora mai trovato col quadrante nero. Anche questo è quadrante bianco, per questo non è diventato il mio. Perché lo voglio col quadrante nero, ma è un ricordo, è il primo amore. Ah, ci si può perdere anche tutto. Esatto, sì. No, non ne faccio un discorso economico. E lì so che fa parte di me, quindi me lo porterei avanti negli anni, anche nei decenni, senza problemi. Discorso diverso su un orologio appena uscito. Un orologio, per carità, bello, ma che quando l'ho messo al polso, per dirti, l'ho trovato in alcuni punti leggermente sgraziato, perché la cassa bella alta in base al bracciale, alcune proporzioni non mi convincevano. Mi piaceva l'idea di massima, ma non era perfetto per i miei canoni stilistici. Allora, ecco, spendi 27.000 euro dove sai che se lo vai a rivendere ci perdi. E già la metà, mentre sei innamorato, mentre sei infatuato di questo orologio, già ci vedi, inizi a notare piccoli difetti. Succede a tutti, no? È sempre successo a tutti. Da ragazzo ne ho buttati tantissimi di soldini così, perché certo, mi facevo prendere le emozioni, delle emotività, vai, compra, e poi puntualmente vendi, con sempre minusvalenza. Ecco. Poi sei diventato razionale? Il lavoro mi ha aiutato. Nell'aspetto personale il lavoro mi ha aiutato, perché capire i movimenti di mercato, capire le dinamiche, mi ha aiutato a tenere un pochettino, non lo faccio sempre, ma un pochettino a freno i miei istinti. La voglia di... E questo, per esempio, giustifica in pieno perché alla fine gira che ti rigira si vendano di più i Rolex. Perché sai, se ti piace un Rolex, è più difficile, ti ci butti più facilmente, perché sai che... Perderci, no? Eh sì. Sì, diciamo che molto spesso anche io sul canale, ma anche con l'amico Paolo in diverse live, è anche un po' quello che abbiamo sempre detto, no? E che sanno tutti. E cioè che con Rolex si gira molto più facilmente, in alcuni casi di mercato anche gratis. Certo, e in alcuni momenti anche guadagnandoci. Qualcuno ci ha pure guadagnato in alcuni momenti, e ci si toglie sicuramente uno sfizio che tanti appassionati vorrebbero togliersi, sebbene magari sì, il desiderio sarebbe quello di collezionare di tutto, di tutti i prezzi, no? E molto spesso sento dire, lo sentirai sicuramente anche tu da parte degli appassionati, uno deve comprare ciò che più gli piace. Sì, ma vero, quando si tratta di mettere a terra 20 o 30 mila euro, purtroppo, bisogna pur scendere a compromessi. Aspetta, c'è sempre anche da fare un certo distinguo tra cosa è giusto fare, cosa è giusto che facciano gli altri. Ah, perché sì, sai, vabbè, a parte quello. Facilissimo, diciamo, comandare sulla tasca degli altri, tanto... Il concetto di comprare ciò che piace è un concetto oggettivamente giusto, corretto, giusto, no? Però appunto quando si tratta di... Ha dei limiti. Dover spendere determinate somme, c'è chi può farlo, c'è chi può farlo meno. Ma a prescindere, perdonami, nelle proporzioni di ognuno di noi, perché, come nel mio caso con l'Hublot, perché consapevolmente correre il rischio di dire... per un prurito di gola magari butto via 10.000 euro. Me lo posso permettere? Se non me lo posso permettere, assolutamente no. Ma anche se me lo posso permettere, ma perché è giusto farlo? Senso. Certo. E ti devi fare la domanda, questo mio prurito di gola vale realmente per me 10.000 euro? Certo. Perché se già lì la risposta è no, a prescindere che io me lo possa permettere o meno, e non lo faccio, punto. Che poi è stato esattamente quello che è successo a me. Quindi... bisogna uscire un attimino da alcuni schemi mentali e arrivare a dirsi bisogna la verità. Bisogna sapersi anche controllare, sapersi sì, dire la verità. Cioè, serve il giusto compromesso, eppure, dai. Eppure comunque capita, ogni tanto capita. Ti limiti 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte e poi all'undicesima cadi sempre. Sì, ogni tanto assolutamente, ci vuole. Assolutamente. Giulio, io prima di ringraziarti, come sai, scelgo sempre l'orologio da portarmi a casa contro la tua volontà. In questo caso sì? Sono tutti pronti a prendermi, tipo a placcarmi. No! Oh. Li ho visti alzarsi. E il come sai che ha fatto... No, ma a parte... Dimmi. No, sono curioso di vedere cosa scegli. Sto cercando vie di fuga. No, allora, che cosa scelgo? Sarebbe... molto semplice dire il solito Pepsi oppure l'Audemars, mi prendo quello che costa di più. No, però è da tanto che desidero e non ho mai avuto ancora in collezione il reverso, quindi io direi che posso andarmene. Scherzo, sono tornato, però il reverso
soprattutto Nos, Fonxet, eccetera, è uno... È simpatico. Molto, molto. Secondo me è uno di quegli orologi che con poca spesa, ancora oggi, ripeto, in maniera... Ma tu sei uno di quelli poca spesa, tanta no, resa? No, assolutamente. No, no, io spendo soldi per roba che non vale niente, ma che mi piace. No, no, con poca spesa consente di... Questo non è poca spesa, tanta resa. Questo innanzitutto costicchia, non è certamente, rispetto a quello che c'è sul tavolo. Però, ecco, consente di davvero di avere un pezzo di alta orologeria con una spesa che effettivamente è abbastanza bassa rispetto al resto. È uno di quegli orologi che difende bene me... nel rapporto qualità-prezzo. Sì, dai. Una collezione secondo me ci sta sempre bene. Deve. Sì, ecco, sì. Ci sono degli orologi che sono iconici e che devono entrare potenzialmente in tutte le collezioni. Sì. Bisogna essere onesti. Questo dai. Qui, questo Art Deco è eccezionale. Giulio, grazie tanto per questa chiacchierata. Grazie. Beh, grazie amici. A loro, soprattutto grazie a te. E ci vediamo la prossima volta a dicembre. Più bravi, più precisi, perché oggi tra interruzioni e quant'altro okay, siamo andati un po' così. Ma questa è la normalità, okay. È il bello della diretta registrata. Ah, ecco. ci vediamo a dicembre invece per un nuovo argomento, sì, che però non sappiamo ancora, quindi niente, ciao, grazie.